Io sono Virgic e benvenuti in un nuovo video. Tutte le volte che pubblico una storia, tutte le volte che pubblico un video, tutte le volte che metto un post e magari scrivo: ragazzi, sapete, ho 17 anni. Ragazzi, inizio la quinta liceo. Questo è il video ultimo primo giorno di scuola. Ho compiuto 17 anni. L'anno prossimo potrò prendere la patente. Eccetera, eccetera, eccetera. Mi dite sempre: oh mio Dio, Virginia, ma hai 17 anni? Oh mio Dio, ma quindi devi veramente andare in quinta liceo? Ma se vai in quinta liceo, quindi sei 2001? Ma sei 2001-2002? Ah, ma hai fatto l'anticipatario o no? Io pensavo che avessi 12 anni, io pensavo che avessi 13 anni, io pensavo che avessi 14 anni. Ragazzi, tutte le volte. Quindi ho deciso in questo video di trasformarmi in una vera 17enne, dato che io solitamente non mi trucco, non mi vesto da 17enne, cioè... non mi vesto provocante, non sono una di quelle persone a cui piace uscire alla sera, non fumo, non beve, così. Quindi ho deciso, almeno di aspetto esteriore, cercherò di sembrare per una volta, giusto per il tempo di registrare questo video, una vera 17enne. Dato che non so truccarmi, sarà la prima volta in vita mia che userò degli ombretti e probabilmente gli unici ombretti che ho in casa sono quelli delle Winx di quando avevo tipo 4 anni. Perché neanche mia mamma si trucca. Quindi niente, spero che il video vi piaccia. Se non mi seguite ancora su tutti i miei social, cioè Instagram e TikTok, andate subito a seguirmi. Io mi chiamo sempre Virgic, che si scrive VirgitSCH. E spero di riuscire in questa trasformazione, perché vi giuro, questa è una sfida personale: riuscire ad avere l'età che ho veramente. Cioè, sembrare dell'età che ho veramente. No, vi giuro, non c'è una persona che mi dà l'età che ho. Quindi nulla, partiamo con il video. Bene amici, allora in questo momento sono in bagno, perché è qui dove teniamo i trucchi, cioè quei pochi trucchi che abbiamo. E praticamente ho trovato questo mod Barbie 2008, questo Winx 2007 e poi altri trucchi che... questo me l'ha regalato la mamma di un mio amico. Questo l'ho comprato poco tempo fa ed è un mascara, perché dovete sapere che il mascara è tipo l'unico trucco che so mettere e usare. Alcune di queste cose me le ha portate mia nonna dalle Filippine, perché diceva che le usavano. Questa cosa non so... ok, lasciamolo lì, non so che cosa sia. E boh, qua dentro ci sono altre cose che adesso non vi so dire bene che cosa siano. Ho anche trovato delle ciglia finte, quindi saranno perfette per la mia trasformazione. Quindi io direi di iniziare. Dato che non mi sono mai truccata, non so con che cosa si inizi. E sono quindi indecisa se mettere prima le ciglia finte, prima il fondotinta, prima l'ombretto. Io partirei con il fondotinta, poi passerei all'ombretto e poi alle ciglia finte. Se è sbagliato, scusatemi. Allora, come fondotinta ho trovato questo di mia madre, quindi se la colorazione non è giusta mi dispiace. Per spatasciarmelo in faccia ho sia una spugnetta sporca che un pennello che non trovo più. Ecco, che è questo pennello che ho appositamente comprato dai cinesi. Qual è meglio? Non lo so, mi ispira il pennello, quindi userò il pennello. Ok, se si mette in faccia o si mette su... beh, l'ho messo sul pennello. Se guardo di qua, perché di qua lo specchio, in realtà ce l'ho anche di lì, quindi guarderò dritto davanti a me. Io non so quanto ne vada messo, andiamo un po' a caso. Credo di essere un po' un disastro. Ah, ma va messo prima questo, prima il correttore, perché ho trovato anche un correttore di mia mamma, ma non so quale vada messo prima, sinceramente. E boh, vabbè, io metto prima questo e poi metto il correttore. Se va messo al contrario, pace amore. Fatemi sapere veramente quali sono i passaggi per truccarsi, perché devo imparare. Ho deciso obiettivo 2020. Comunque è più chiaro della mia pelle questo coso. Sarà un po' bianco in faccia. Ho deciso che mi legherò i capelli perché mi sta già venendo troppo caldo. La voglia che avete voi persone che vi truccate alla mattina di svegliarvi e truccarvi, io non so. Cioè io la mattina, a parte già tanto se mi sveglio, e poi non ho voglia di fare proprio nulla, cioè già tanto se mi lavo la faccia. Vabbè, io direi che di fondotinta ne ho messo abbastanza. E ora metto su il correttore, che è finito. Perfetto. Ho deciso che si mette in queste zone. Probabilmente non si mette in queste zone, ma ho deciso che sono quelle migliori in cui metterlo. Ok, ho messo correttore e fondotinta. Anzi, fondotinta e correttore. Ora risorge il mio dubbio. Non mi ricordo più che cosa avevo detto. Va messo... cosa va messo? Ah, l'ombretto. L'ombretto che non ho mai messo in vita mia. Quindi apriamo i miei cosi delle Winx.
No, non sono delle wings in realtà, però me lo ricordano molto. E cerchiamo di fare qualcosa. Per gli ombretti io avevo... ecco, pennellini. Che useremo questo. Solitamente mia mamma usa le dita, ma le mie amiche sostengono che bisogna usare questi. Ora metterò l'ombretto, che non so bene come si metta. Probabilmente sembrerà un pugno nell'occhio. Colori che vado a scegliere. Vedo sempre tutti che scelgono i colori marroni, quindi sceglierò anch'io dei colori sul marrone. Facciamo un po' le fashion blogger. Prevedo che siano questi quelli da utilizzare. E andrò a sfumare, non so come, va bene, vedremo. Secondo voi va messo più chiaro dentro e più scuro fuori? Cioè perlomeno la gente fa così. Quindi si parte dal fuori o dal dentro? Io parto dal dentro perché è più chiaro. Ah, carino anche arancione. Arancione o marrone? Ah, facciamo arancione che sfuma marrone. Mamma mia quanto sono trash. Andiamo ad applicarlo all'interno dell'occhio. Non si vede niente. Notare come tengo l'occhio proprio da vera makeup artist fallita. Io non so fino a dove vada messo. Forse seguire un tutorial sarebbe più efficace. Noi facciamo come viene. Poi probabilmente non andrà neanche fatto tutto con lo stesso pennello, ma sapete, io dispongo solo di un pennello che non andrà neanche usato in questa maniera così brusca. Non si vede nessun colore di quelli che ho messo su. Fino a dove bisogna arrivare? Io vedo sempre le mie amiche che si truccano, però non capisco mai come facciano. Ma poi è un sacco brillantinoso, tantissimo. Forse non ci vogliono tutti i colori brillantinosi, ma io non ne ho altri, quindi quelli brillantinosi sono perfetti. Ecco ragazzi, ecco voi, questo è il primo occhio. Ho fatto una sfumatura dal chiaro allo scuro che pare tutta uguale. Non so se l'altezza sia giusta, ma io, raga, io ci ho provato. Poi boh, vedremo. E ora procediamo a fare l'altro occhio. Il primo occhio fatto, ora si passa al secondo. Devo rifare la stessa cosa e la vedo un po' difficile. Ho finito anche il secondo occhio, spero siano venuti simili. Non ne ho la più pallida idea. Voglio mettere le ciglia finte. Però io non so se le ciglia finte bisogna mettere il mascara prima, dopo. Il mascara io glielo metto dopo. Questa secondo me sarà un'operazione molto difficile, anche a livello psicologico. Ma questo coso è nero. No raga, la collina è nera. Vuol dire che mi andrà a finire tutto. Tutto completamente sul mio trucco che ho appena fatto, stupendo. E cioè si rovinerà il mio trucco. No, non volevo succedesse questa cosa infame. È appena successa una cosa bruttissima, e cioè la colla nera ha appena sporcato tutto il mio ombretto. Quindi ho come l'idea che prima andasse messa le ciglia finte e poi l'ombretto. Ho deciso che così vanno bene, è scomodissima. E ora l'altra. E voilà, ho messo su anche la seconda ciglia finta, che è molto più fastidiosa rispetto alla destra, e ho anche sporcato molto di più il mio ombretto. Adesso vi faccio vedere meglio da vicino. Quando vi dico che l'ho combinata vuol dire che l'ho combinata veramente, quindi guardate che cosa ho combinato. Mi sono messa a cercare e ho trovato una matita nera. Matita. Una matita nera per gli occhi in generale e una invece marrone per le sopracciglia. Non ha la punta. Fa niente, la metterò anche senza la punta. Boh, ci sto colorando dentro come se fosse un disegnino. Ecco fatto. Ho fatto anche le sopracciglia, sì, circa, nel senso ci ho disegnato dentro. E ora il mascara, che forse non va messo, forse sì, ma a me non importa, io uso tutto quello che ho e non so neanche più dove sia. Trovato. Ok, da una parte l'ho messo, cioè più o meno l'ho messo. Ma da questa parte si stanno staccando, come faccio? Ahia, mi sono fatta male. Ok amici, cioè io mi sono quasi ciecata. Comunque ho fatto. E ora come passaggio finale manca solamente il rossetto. Ho messo anche il rossetto e io sto particolarmente male con il rossetto. Quindi questo è il mio make up finale. Ora capelli. Allora in realtà i capelli non so come farmeli, perché io solitamente li tengo sempre giù normali. Spazzoliamoli un pochino. Ci ho pensato e ho deciso di fare una, come si chiama, tipo quello chignon qua in alto e tenere tipo un po' di capelli davanti. Comunque per ora facciamo quello, se poi sembro più piccola del dovuto troviamo un'altra solution. Ok, prima coda. Ora che abbiamo la coda proviamo a tirar fuori i capelli. Ah, ma cavolo,
Ma io direi che va bene così. Cioè, sembra un po' spelacchiato qua davanti. Mi sto strappando mezza chioma. Ah, e tocco di classe per sembrare più grandi gli orecchini, quelli tondi. E voilà. Torniamo in camera mia a scegliere un outfit. Rieccomi, come outfit ho scelto una maglietta nera, un po' cortina e qua in mezzo è arricciata, dei pantaloni bianchi che avete anche già visto nel video degli outfit e ovviamente la cintura. Quindi ora mi cambio e siamo quasi giunti al risultato finale, ragazzi, wow! Mi sono finalmente cambiata e ora sono pronta per la sfilata finale. Piaciuto e che vi siate divertiti. Fatemi sapere nei commenti se truccata e vestita così con questa pettinatura top sembro più grande oppure rimango sempre la vostra 14enne preferita anche se ho 17 anni. Se non mi seguite ancora su tutti i miei social vi ricordo di seguirmi, mi chiamo sempre Virgic che si scrive Virgitsch e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, muah.